tre elementi che ti arrivano, sonorità che appartengono a immaginari completamente diversi, no? Quale secondo te autore di libri è più vicino al tuo tipo di scrittura musicale? Domanda difficilissima. Credo che nessuno in particolare, perché la canzone ha veramente dei requisiti diversi dalla letteratura. Forse a volte dei punti di contatto più con la poesia, perché è maggiormente sintetica, perché devi dare delle pennellate e non spiegare, perché si consuma in breve tempo. Anche se anche con la poesia grandissime distanze, differenze, proprio perché la parte musicale, l'intonazione con cui tu racconti o pronunci una frase danno ancora significati diversi alla stessa frase. Cosa che se invece leggi su un libro sei tu a dare l'intonazione e il suono a quella frase, che potrebbe essere un valore aggiunto del significato. Però anche quel cantante, io poi nello specchio davanti a casa mia faccio una tua versione totalmente diversa. Ma la bellezza secondo me della musica, delle canzoni in particolar modo, è proprio questa loro facilità di adattarsi elasticamente a chiunque le indossa, no? A chiunque le mastica. È bello, è proprio bello che sia così. Uno dei tuoi ultimi videoclip, Aliante, io l'ho visto, mi è piaciuto un sacco. Com'è andata la realizzazione? È alquanto particolare come videoclip. Ma era... Dove è stato girato prima di... È un videoclip che racconta in qualche modo un po' una carovana di persone e di persone improbabili che in un altopiano vicino Verona, anche se non è ben identificato perché è una cosa comunque d'alta montagna, però c'è questa sorta di processione che attraversa questa landa desolata, fatta da majorette, persone vestite da nuvole, tra lo psichedelico e il narrativo, in cui tutte queste persone affrontano un volo collettivo fantastico, che è poi quello che in qualche modo è raccontato anche nella canzone. Tutto bene, se non fosse che comunque quando l'abbiamo registrato sull'altopiano di Verona, a 1700 metri sul livello del mare, faceva un freddo incredibile, e le ultime scene, che sono quelle al tramonto, magari forse le più belle a vedersi, a toste. Sì, diciamo, io che non sono abituato a girare, quindi avete portato tutta una banda, tutto un... Sì, una banda, delle majorette, buffo. E tutto si è concluso peraltro poi con una polentata meravigliosa. Ma la mente pazza di questo video chi è? È Gianni Magnoni, che è il regista con cui avevo fatto anche il video di Solo un uomo, che è una persona molto creativa, sensibile, un bel rapporto, perché non sempre i video poi secondo me sono necessari alle canzoni. A volte le canzoni, soprattutto quelle dei cantautori dove ci sono tante parole, insomma, non hanno neanche bisogno di video. Dove ti vedremo prossimamente? Ah, adesso chi ha voglia di seguire i concerti che facciamo può trovare il calendario più o meno su nicolafavi.it, che è il mio sito, e saranno concerti fino a settembre, concerti. Nel frattempo a casa registro, scrivo, quindi credo che poi per settembre, ottobre uscirà qualcosa di nuovo probabilmente. Mi concedi un'ultima domanda? Sì. Tu sei qui a Bitonto per fare questo concerto stasera. Bitonto ha dato i natali ad una star della televisione, Non Indifferente, che tu conoscerai senz'altro. Sì, che è? Andrea di Telebari. No, veramente? Sì, assolutamente. Indigeno. Senti proprio a casa tua. Tutto il mondo è casa mia, ma qui soprattutto. Che rapporto hai tu col tuo luogo di nascita? A volte invidio le persone che sono nate in paesi, in piccoli luoghi, perché hanno sicuramente un ruolo, un approccio, un legame più esclusivo con la propria terra. Io sono romano, di Roma. Roma, nel bene e nel male, è abitata da tantissime persone, c'è una grande iconografia sul romano, è stata raccontata dai film, dai grandi attori, quindi è più difficile forse sentire un legame così stretto con la propria città, anche se, come puoi immaginare, nella sua grandezza è una città che ti entra dentro e quindi comunque è casa mia. Però è casa di tutti, più o meno tutti gli italiani, credo, in qualche modo un giorno o l'altro passano per Roma. Nel bene e nel male c'è il governo, c'è il Vaticano,
le stelle e le stalle della nostra città, della nostra civiltà. La stella di Roma è il posto a cui sei più legato? Ma ce ne sono tanti, come puoi immaginare, perché Roma è tanti paesotti uno accanto all'altro, e i romani spesso non sono necessariamente attaccati alla parte più conosciuta, più turistica, per quanto bella, che ogni tanto merita sempre di essere vista. Io sono nato a Roma Nord, in una fetta di città che sta fra due strade consolari che si chiamano Flaminia. Oh yes. Ok, Flaminia e Cassia e Salaria, in realtà sono tre strade che partono da Roma Nord, dove si incrociano anche due fiumi, l'Aniene e il Tevere. È un posto che, ti ripeto, è casa, quindi bello brutto che sia, è un luogo dove quando torno sento l'origine. Noi quando veniamo sentiremo Nicolò Fabi. Grazie mille, rimani saldo nella mia top 5 dei miei preferiti. Un saluto a tutte le bari. Sei gentilissimo, a te le bari, un grandissimo abbraccio, ciao. Ci vediamo la prossima settimana, sempre i numeri 1. Che fatica essere i numeri 1. Ciao.